Sono qui a Fragagnano per i funerali del povero Mimmo Massaro, ucciso da ArcelorMittal, da Ilva, a causa del crollo della gru, intrappolato nella cabina e poi ovviamente disperso e poi ritrovato nelle acque. Una morte annunciata, potremmo dire, perché è la stessa situazione o analoga che comportò la morte 7 anni fa a Francesco Zaccaria. ArcelorMittal Ilva assassina, certamente, anche ipocrite, peggio di Giuda, perché quando noi vediamo questa corona che è stata messa da Ilva S.p.A. amministrazione straordinaria, questa è una beffa, è un'offesa alla memoria del povero Mimmo, alla famiglia e a tutti i tarantini. Non ci si lava la coscienza, cari assassini, con una corona. Responsabilità enormi di ArcelorMittal di Ilva, fatiscenza strutturale, uno stabilimento che crolla a pezzi, disastri ambientali, sforamenti alle stelle. E che dire, la complicità di un governo assassino, di due assassini come Di Maio e Salvini, preceduti da altri assassini di Stato come Gentiloni, come Renzi, come Berlusconi, che hanno consentito ad Italsider prima, a Ilva e ad ArcelorMittal di uccidere, come sta accadendo. Io non ho mezzi termini e se qualcuno ha da fare qualcosa mi querelassi, perché, ripeto, sono degli assassini. Sono inorridito anche per il comportamento di FIM, FIOM, WILM e UGL che hanno sottoscritto un accordo di collaborazione con ArcelorMittal per migliorare, per garantire sempre la sicurezza. Ma come? Proprio ora, vi ricordate? Dopo che il povero Mimmo ha perso la vita e dopo che altrettante morti ci sono state nello stabilimento, non avreste mai dovuto mettere una firma con ArcelorMittal. È incredibile, il mio disprezzo più assoluto. Questa purtroppo è la realtà di Taranto, una realtà che uccide. Ora ci sarà la solita parata, i soliti piagnistei e poi domani si ritornerà alla vita quotidiana, si ritornerà a morire in Ilva. Grazie a causa di un Ilva, di un ArcelorMittal assassino, di un governo assassino. E consentitemi, signori sindacalisti, signori sindacati, delle sigle che ho menzionato, ma vi rendete conto di quello che avete fatto? Firmare con ArcelorMittal. ArcelorMittal che si lamenta, che dice non trovo la città collaborativa, ma cosa vuoi che la città debba collaborare con te che produci morte, che uccidi? Questo sono i fiori della vergogna. Che Dio li maledica. E allora la conclusione è d'obbligo: Ilva, ArcelorMittal, chiusa, senza se e senza ma, per la vita di chi lavora nello stabilimento, per la vita di chi vive a Taranto e respira le emissioni mortali. Ilva, ArcelorMittal, chiusa. Uccidiamo il mostro, chiudiamo la fabbrica della morte.